Come al solito ci sono le campane e io devo aspettare. Ciao ragazzi, bentornati al canale. Oggi faremo il test delle Adidas UltraBoost 20. Quando ho incontrato al campo di atletica di Garbagnate il mio amico Andrea Soffientini, l'ho visto meno sorridente del solito. Le UltraBoost 20 sono infatti un modello di scarpa da corsa per correre lentamente. Sono considerate scarpe da lifestyle più che da performance, quindi Andrea ovviamente non era più di tanto interessato. Papà, ma non le potevi prendere bianche? Lanciate nel 2014, abbiamo testato negli anni i vari modelli. In particolare l'anno scorso abbiamo testato le UltraBoost 19 e quest'anno non potevamo esimerci da provare il nuovo modello. Il 20 non rappresenta in effetti la versione, ma semplicemente l'anno di produzione. Al sottoscritto sono scarpe che piacciono molto. Hanno un peso di 320 grammi nel modello 42 e 2 terzi, hanno un drop 10, una calzata standard e hanno uno spazio nell'avampiede abbastanza largo che permette quindi di correre anche a lungo. La tomaia è in Prime Knit 360, molto avvolgente. La linguetta è un tutt'uno con la tomaia. Ha solamente quattro fori che consentono sì di tenere il piede bloccato, ma non in maniera completa. Nella parte superiore le UltraBoost hanno due pannelli in plastica, non un design che amo, però questo design consente di avere una maggiore rigidità strutturale a livello superiore. Nella parte posteriore la conchiglia è un 3D heel frame che è davvero molto morbida. La parte interna della scarpa è comodissima, il piede è adagiato come se fosse all'interno di una pantofola. Il battistrada contiene una gomma Continental che rende la scarpa ben adagiata al terreno e soprattutto consente un appoggio meno morbido rispetto a quello che ci aspetteremo per la presenza di boost nella parte posteriore. Lasciamo comunque la parola ad Andrea per il test in pista, poi torneremo qua per i commenti finali. Andrea, da qualche giorno abbiamo preso le UltraBoost 20, sono il nuovo modello, cosa ne pensi? Sicuramente scarpa comodissima, scarpa da lento, comodissima per, vabbè, per il tanto boost che c'è, comodissima per la calzata, praticamente sembra di avere un calzino in piede. Ho visto che hai corso a 4,30 al chilometro all'inizio, a quella velocità dici che la scarpa è instabile? No, secondo me il problema grosso è della conchiglia e del boost, ma sulla mia persona che con i tanti chilometri dopo diventano instabili, diciamo. All'inizio non mi danno così tanti problemi. E invece a ritmi più veloci? A ritmo più veloce non mi crea tanti problemi, cioè nel senso non mi crea. Riesco a portarla a buoni ritmi, ma non la terrei per tanti ritmi come scarpa. La sento comunque che è una scarpa da lento e non da velocità, diciamo. A chi la consiglieresti? Guarda, io direi scarpala tutti i giorni per quasi tutti, direi. Non ci vedo persone che non potrebbero usarla. Diciamo che chi pesa tanto o va tanto lento, quindi ci rimane molto sopra sulla scarpa, rischia che con il boost arrivi a pochi chilometri fatti.
Secondo te quale potrebbe essere la durata di questa scarpa? Sia sempre lì, il boost è un'incognita per me. Tante volte scarpa da gara per assurdo mi è durata abbastanza. Questa qua, la scarpa da lento, la trovo che si scarica già verso i 600-700 km e non la sento più mia. Abbiamo provato le Adidas Boston 8, le Adios 4 e 5, questa nuova Ultra Boost 20. Quale rotazione potresti suggerire per gli amanti di Adidas? Beh, sicuramente se compro una Adios 5, direi quella, la Boston, la Adios 5 per le gare, la Boston per i lavori al medio ripetute lunghe e questa qua per tutti i giorni, la Ultra Boost. Andrea, cosa ne pensi della tomaia e della lacciatura di questa scarpa? La tomaia è proprio un calzino, e invece la lacciatura è abbastanza strana, è una specie di conchiglia, però non dà problemi. E la useresti anche per l'aperitivo? È una scarpa d'aperitivo questa, un po' come le Pegasus, è una scarpa d'aperitivo questa qua. E invece ho visto che hai corso anche a 3,15 al chilometro, cosa dici di quella velocità? La scarpa risponde? Rispondicchia, diciamo, lì abbiamo le Boston da usare oppure le Adios. Ok, quali sono secondo te i principali difetti di questa scarpa? Guarda, forse l'instabilità sul tallone che è il problema grosso delle ultime Adidas, ripeto, su di me, su di altri non lo so, con la conchiglia sul tallone non propriamente protettiva. E il boost, tanto boost che mi rende abbastanza instabile. Grazie Andrea, la settimana prossima testeremo ulteriori scarpe, buona settimana e buon divertimento, ciao. Grazie a voi, ciao ciao. In conclusione, le Adidas Ultra Boost 20 sono delle scarpe ideali, a me piacciono tantissimo, per l'allenamento quotidiano. Nonostante il peso di 320 grammi, sono davvero una scarpa pantofola. La grande quantità di boost più il comfort della tomaia rendono la scarpa perfetta per l'uscita a ritmi lenti. Tra l'altro a noi non sono nemmeno dispiaciute correndo velocemente, ma sappiate che non sono pensate per ripetute e simili. Prima di concludere la recensione, sappiate che tra la versione 19 e la versione 20 non ci sono grandissime differenze, quindi ai negozi oppure su internet troverete la versione 19 a prezzi particolarmente scontati, mentre quella 20 costa 180 euro. Se vi è piaciuta la nostra recensione non dimenticate di mettere like, commenti sempre qua sotto e se potete iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Ciao, alla prossima! Certo che con le calzette azzurre così sei terribile. Fatti un video dopo, ci starebbe, anzi te lo dico.